Buon pomeriggio a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nera Azzurra. Oggi è una giornata stupenda. Ieri il Napoli ha pareggiato e l'Inter ha battuto lo Spezia. Purtroppo il Milan ha battuto il Genoa, però dai, non possiamo ottenere tutto. L'Inter, nonostante tutto, è passata da meno 7 a meno 2 dalla vetta. Per il momento il Napoli rimane primo in classifica. Ieri è stato pure un po' fortunato, nel senso che hanno annullato un gol al Sassuolo al 93esimo, giustamente, perché in quell'occasione c'era il fallo. Però in ogni caso rimangono loro in primi in classifica. Però ricordo a tutti che ieri, purtroppo per loro, il Napoli ha perso Koulibaly. Koulibaly rimarrà fuori, hanno già perso Osimhen, quindi anche loro dovranno battere delle squadre senza dei titolari importanti, però è un ostacolo che bisogna superare se si vuol vincere lo scudetto, perché ieri l'Inter ha facilmente superato l'ostacolo Spezia senza dei titolari, perché siamo partiti senza Bastoni, senza De Vrij, senza Darmian, abbiamo fatto riposare Barella, abbiamo fatto riposare Dzeko, abbiamo fatto riposare diversi giocatori, eppure il risultato l'abbiamo ottenuto e anche meritatamente. Ieri è stata una partita incredibilmente tranquilla. Io posso ritenermi soddisfatto al 100% perché in queste ultime due partite contro Venezia e Spezia l'Inter ha dominato, ha dettato legge, ma soprattutto nel secondo tempo ha saputo controllare il risultato. E questo è importante perché non è possibile vincere sempre dominando e segnando 4-5 gol. In certe partite bisogna pure vincere controllando la partita e noi le abbiamo controllate molto bene. Questo è un esame che bisognava superare. L'anno scorso eravamo specializzati nel passare in vantaggio e nel conservare il risultato, soprattutto nel girone di ritorno. Quest'anno siamo partiti diversamente, nel senso che quest'anno vogliamo attaccare di più, vogliamo dominare le partite, questo naturalmente è positivo. Però bisogna pure controllare i risultati, bisogna concedere poco, bisogna dosare le forze, perché se vai a impegnarti troppo contro lo Spezia, poi rischi di arrivare scarico ad altre partite, magari la partita di sabato contro la Roma. E la partita di sabato contro la Roma sarà l'ultimo, diciamo così, scontro diretto del girone d'andata, perché poi tutte le big le abbiamo incontrate, l'Inter, come vi ho già detto, in questa prima parte della stagione ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. Questa è la cosa più importante perché nessuna squadra ci ha dominato in questa prima parte della stagione. Anzi, l'Inter le partite le ha sempre dominate, ha sempre creato tante occasioni. A volte ha portato a casa degli splendidi risultati, a volte è tornata a casa con le pive nel sacco, come per esempio nel derby o come per esempio contro l'Atalanta. Però l'importante è dettare legge, l'importante è avere un'identità precisa di gioco, e questa squadra, come vi ho già detto ieri, ha un'identità molto precisa, un'identità offensiva rispetto all'anno scorso. L'anno scorso si vinceva, ma nel girone di ritorno si pensava principalmente a speculare sul gol di scarto. Non a caso diverse partite le abbiamo portate a casa con un gol di scarto, anche se altre, soprattutto nella prima parte della stagione, le abbiamo giocate meglio, perché l'Inter, anche con Conte, ha dimostrato di saper giocare a calcio. Io ricordo a tutti, l'Inter di Conte ha battuto 2-0 la Juventus, 3-0 il Milan, 3-1 la Lazio, ha battuto l'Atalanta, però c'erano in tante partite, soprattutto nel girone di ritorno, ha ragionato in maniera matematica, in maniera machiavellica, diciamo così, cioè si pensava a vincere in maniera pragmatica, con un gol di scarto. Quest'anno siamo meno pragmatici e più spregiudicati. Questo è naturalmente molto più divertente perché l'Inter ha sempre offerto degli spettacoli assolutamente gradevoli in questa prima parte della stagione. Bisognerà però tenere questi ritmi nei momenti decisivi della stagione, perché bisogna dosare le forze, o questo è il prossimo obiettivo che dobbiamo metterci in testa, quello di dosare le forze e raggiungere gli obiettivi sempre. Inzaghi, l'ho già detto, sta dando un'identità precisa di gioco a questa squadra qui. Si
Sta cercando di portare le sue idee di calcio all'Inter, ma senza cambiare tutto, senza cambiare modulo e senza fare la rivoluzione. Se dobbiamo usare uno slogan, lo slogan dell'Inter di Inzaghi è questo: cambiare sì, rivoluzionare no. Cambiare sì, infatti l'Inter ha cambiato stile di gioco, ma non ha rivoluzionato tutto, non ha fatto il diavolo a quattro, come invece hanno fatto altri suoi colleghi in passato. Questo è importante perché quando tu arrivi in una squadra che ha già vinto, che ha già passato dei momenti belli, devi essere bravo, secondo me, a non snaturare, a non cambiare tutto dalla A alla Z. Lui, essendo un allenatore intelligente, non l'ha fatto, cioè, nel senso, molti titolari dell'Inter dell'anno scorso li ha confermati dal primo all'ultimo, ha portato le sue idee di calcio, che ovviamente sono diverse rispetto alle idee di calcio di Conte, perché ogni allenatore ha il suo modo di gestire, ha il suo modo di allenare, ha il suo modo di vedere il calcio. Lui, secondo me, ha delle ottime idee, ha un bel modo di vedere il calcio. Lui vuole sempre dominare, vuole sempre vincere, non a caso è meno criticato dalla stampa, nel senso, per Conte veniva criticato in primis per le aspettative che portava. Secondo, poi, perché era molto più pragmatico, era meno bello veder giocare l'Inter di Conte, secondo molti esperti, secondo molti critici. E per questo veniva un po' criticato, perché all'Inter, come in tutte le grandi squadre, naturalmente sì, ok, ti valutano per i risultati, ma vogliono anche vedere il gioco. Diciamo così, il gioco per ora all'Inter c'è stato, si è visto, specialmente in certe partite. Si deve anche però vedere l'intelligenza di una grande squadra nel dosare le forze. Ora, sabato andiamo a Roma contro il nostro amico Mourinho. Per quanto riguarda il ritorno di Mourinho contro l'Inter da avversario, domani ci dedicherò un video perché penso sia doveroso farlo, perché sarei un bugiardo se vi dicessi che la partita contro la Roma di Mourinho per me è una partita qualsiasi, perché Mourinho ha segnato e scritto delle pagine memorabili della storia dell'Inter. Quindi non può assolutamente essere dimenticato, non può passare in secondo piano. Io spero che i tifosi dell'Inter a Roma spero che possano dedicargli il giusto tributo, soprattutto poi quando tornerà a San Siro. Vabbè che tornerà il 20 aprile, se non sbaglio, per la partita di ritorno contro la Roma. Però penso che si debba ricordare per quello che ha dato all'Inter. Poi lui penso che sia rimasto male dal fatto che l'Inter non l'abbia ripreso e che non l'abbia neanche contattato, che abbia soprattutto preso un allenatore che non gli è mai stato simpatico, umanamente parlando. Però io condivido la scelta dell'Inter, l'ho condivisa in passato e la condivido anche adesso, cioè non sarebbe stato intelligente riprendersi Mourinho, anche perché la Roma, cioè, ultimamente sta avendo, ma non ultimamente, da sempre un po' così, però non è che sia cambiata di tanto con Mourinho, nel senso fa una qualche bella partita e diverse partite non belle. Quindi è una squadra altalenante, però ragazzi, le partite, gli scontri diretti, partite di questa importanza sono sempre difficili. Non scordatevi una partita dove andiamo lì a camminare, a vincere in scioltezza, perché non sarà così. Anche la Lazio, ripeto, che sta attraversando un periodo analogo, a noi ci ha battuto comunque. Quindi non prendete le ultime partite della Roma e non date la sentenza dicendo: questi hanno perso col Bologna, allora noi li battiamo schioccando le dita. Non sarà così. Comunque, in ogni caso, l'Inter vince, le altre cadono e noi godiamo. Forza Inter!